mi chiami, buon pomeriggio, come state? Spero bene, io sto benissimo, mi sto riprendendo alla grande. Vabbè, a parte il problema delle aureole, che una è diversa un po' dall'altra, ma che se ne frega, l'importante è la salute. Insomma, amen. Speriamo che si risolvano. Oggi, se sentite il rumore del ventilatore, perché veramente fa un caldo, c'è un'afa, di nuovo si muore. Stamattina mi sono svegliata presto, presto, presto e mi sono fatta le unghiette da me. Vi avevo fatto vedere in un video che mi sono comprata un kit che costava poco, era in offerta e le fo da me. Non sono perfette, ma intanto risparmio che in questo momento non guasta. E poi, guardate i miei ricci un po' così, sembrano quasi naturali. E pensate che questi ricci li ho fatti da me con questo attrezzatino comprato al Glovo. Non so se dalle vostre parti c'è, però prima l'avevo provato da una mia amica, che le mando un bacio. L'aveva comprata lei, se non mi sbaglio, non costa più di 8 euro. Non più di 10, costava poco poco poco. Praticamente per farle così naturale, un po' così, non quei ricci finti troppo. E io piglio, ta 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 ta, e via, vedete, prendo ciocca per ciocca, e così, vedete, e via, e le lascio proprio 10 secondi. Oddio, mi sono intrecciate. 10 secondi e fatto. Miracolo fa miracoli. E guardate, io sono un'imbranata, sono un'impacciata, da solo non riesco mai a fare niente, neanche asciugarmi bene i capelli, cioè, amiche mie, ve lo dico, E questo dal Glovo, bravo Glovo, una bella invenzione, ma soprattutto costa poco, non devi andare dai parrucchieri, guardate qua. E finalmente oggi ho fatto la prima doccia, dai 4 agosto, oggi siamo, che data è oggi? Ditemelo, boh, non lo so. Aspettate, oggi siamo il 20 di agosto e io ho fatto la doccia finalmente senza le fasce, però intendiamoci, una doccia veloce, perché il professore mi ha detto non posso star lì troppo, se no rischio di fare qualche danno. Sicché mi sono lavata i capelli con il mio shampoo da 90 centesimi, che fa miracoli, cioè no, ditemi voi. Allora, vi dico un segreto, io per i capelli non spendo niente o poco, però uso tutti i trucchi, se vi interessano, chiedetemi, scrivetemi che si fa un tutorial su tutti i capelli. E guardate, io a questi capelli non uso cose, io a volte vedo persone che usano cose, comprano alla farmacia integratori, comprano un sacco di troiai proprio, spendono soldi su cose, secondo me, mi dispiace dirlo, inutili, inutili, perché non fanno niente. E io uso il mio shampoo, che ho fatto anche un video, costa sui 90 centesimi, adoro, 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 mi fa dei capelli, cioè sembra proprio, guardate, non per dire, ma io i miei capelli sono parecchio gelosa, non uso lacche, non uso gel, qualche volta raramente lacca, ma quando fo la coda, perché mi crescono sempre tante, uso cose naturali e da me, tutto da me, senza niente. Ora quando faccio il colore, vabbè, dalla parrucchiera, se no tutto da me, niente, bando via, diciamo, basta, cambio l'argomento. Se vi interessa sapere le cose casalinghe che uso per capelli, voi chiedetemelo e si fa un video su questo, che credetemi fanno miracoli. Amiche mie, come già detto, mi è arrivato il pacco di Amazon. Ora accendo la luce perché la persiana è chiusa e non si vede bene. E niente, arrivo un attimino. Eccomi qua. Ho acceso la luce. Amina, quanta luce, sono diversa, bene. E vi faccio vedere quello che ho ordinato e mi è arrivato su Amazon. Allora, ho avuto una brutta esperienza dopo tanti anni con Amazon, questa volta, ma non con Amazon, ma con il corriere, che ha brutto vizio di arrivare in fondo alle scale, non suona campanello, non fa niente, lascia il pacco e si leva dalle palle. Cosa non va bene? Allora, avevo ordinato delle maschere per il viso, due tipi.
Mi arriva l'email che il pacco è stato consegnato, essendo io un malattia, ho detto ma scusa, consegnato dove? Cioè, dove l'ha consegnato sto pacco? Se io sono a casa e ne sono massonato. Scendo giù dopo un pochino al piano terra, il pacco non c'è. Chiamo Amazon subito perché già è successo nel nostro condominio che è sparito un altro pacco e poi un altro ancora. Chiamo Amazon e le spiego già. Mesi fa chiamai Amazon e le dissi che il corriere lascia i pacchi così, non va bene, insomma cerchiamo di evitare. Niente, per farla breve, chiamo Amazon mi rimborsa mezze maschere perché non le vende direttamente lui, e invece le altre me le rimanda che mi sono arrivate. E quelle altre le ho ordinate su eBay, comunque va bene uguale. Ma insomma, allora vi faccio vedere quello che ho ordinato. Vi ho già fatto vedere, io adoro queste maschere di Garnier. Miracolo, se vi svegliate una mattina come me, che sotto gli occhi avete 2 sacchi di patate, e a volte anche non solo di patate, melanzane, zucchine, insomma un minestrone vero e proprio. Lo mettete prima 2 minuti nel congelatore, lo lasciate 10 minuti, un quarto d'ora, mentre siete lì a bervi l'acqua e il limone, non lo so, a mangiare la vostra colazione, e per magia spariscono, cioè occhi levigati, perfetti. E io ne ho ordinati 3, vedete, ne ho ordinate 3, costano su 2 euro qualcosa, e si possono prendere anche l'acqua e sapone dappertutto, però. E siccome su Amazon ho ordinato anche un'altra cosa, ho ordinato anche queste. Che io ve lo dico, provatele perché fanno miracoli. 2 euro non è niente. Ma le mattine che a volte ci capita, che la sera abbiamo mangiato una bella pizza. Che io per esempio adoro le pizze belle, belle piene, insomma belle piene no, ma mi piacciono quelle mascarpone, speck, insomma io non potrei andare fuori a mangiare una margherita, e per me la pizza è pizza. Mi bevo una bella birra, la mattina mi sveglio che già ho gli occhi piccoli, non vi dico che ho occhi gonfi, ciò sì che questi mi aiutano. Provatele, poi fatemele sapere, non costano nemmeno tanto. Poi, amiche mie, dopo tanto cercavo questo rossetto che ne parlano tutte sui social, dappertutto. L'ho preso anch'io, perché qui da noi non l'ho trovato né a Tigotà né in vari negozi, né all'acqua e sapone. Qui nel nostro paese, nella nostra città, nell'acqua e sapone non c'è bisogno andare a Siena. Io ora a Siena per un rossetto anche no. E famosissimo questo rossetto qui di Maybelline, quello che prima va agitato e poi va messo, e dicono che sta sulle labbra nonostante mangi, ti baci, ti limoni dalla mattina alla sera, lui è sempre lì. Ancora non l'ho provato. Comunque guardate che bel colore. No, ditemi voi. Ora, quando esco una sera me lo metto. Secondo me il colore è favoloso, è bellissimo, bello 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 bello, mi piace. E lo proviamo e ve lo fa sapere com'è. Bisognerebbe anche trovare, insomma, con chi limonare bene bene per provarlo, però insomma secondo me il colore è bellissimo, la confezione è bellissima. Io a volte sento questi ragazzi che sono su internet, insomma, che fanno le influencer, i packaging, sti ragazzi, packaging, per me la confezione, sentite, io sono ragazza di campagna, insomma, la confezione mi piace, insomma, è bello, bello, bello. Sì che sono strafelice di provarlo, e se non mi sbaglio mi è costato su 11 euro. Questo è costato tanto, però è stato proprio è da tanto che lo desideravo, lo volevo e l'ho preso. Lo proveremo e vedremo come funziona. Poi, le maschere che con Amazon purtroppo mi erano sparite, le ho ordinate su eBay, sono arrivate. Una l'ho già provata. Ora si aprono. Allora, dentro sono, ora ve lo dico, queste maschere Eunil Purity, boh, non lo so che marca è, ve lo dico, vi faccio vedere
guardate come si chiama, non so se si vede, insomma, vabbè, sono giapponesi, insomma, roba di skincare giapponese, pulizia viso. E praticamente sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, io ho provato quello all'aloe, sono queste maschere tipo in cerulosa, tipo in stoffa, adoro. Mamma mia, quanto, almeno questa che ho provato è favolosa, favolosa, favolosa. E queste maschere non costano niente. Sono 8. E ho pagato 8 euro, 1 euro a maschera, ma credetemi, sono, cioè, almeno questa che ho messo io mi ha dato subito un effetto spaziale sul viso, subito un viso più tipo a lifting, e la pelle più rimpolpata. Mamma mia, come parlo, però è vero, cioè, mi ha dato una pelle bella bella bella, mi è piaciuta tanto la prima. Questa è all'aloe, poi c'è al limone. Vedete, è stoffa, provatele perché veramente su Amazon costano 8 euro e qualcosa e su eBay, che poi io le ho prese su eBay qualche ora non più, ma su Amazon 8 euro, sono 8 euro e qualcosa, non arriva a 9. Sicché, se vi interessa, poi vediamo se riesco a mettervi il link di queste qui. Limone. Poi questa qui è all'acqua, non lo so cosa sarà, ma vedete, è proprio. Boh, insomma, questa dice che è all'acqua, vabbè. Poi c'è questa che è mirtillo, vedete? Poi c'è al carbone attivo. Comunque, ho guardato le recensioni su queste maschere, c'è delle recensioni favolose, tranne che questa al carbone. Tanti a questa al carbone non le è piaciuto, quando lo provo ve lo dico anch'io. Comunque questa al carbone, al melograno, ma poi amiche mie, cioè costa 1 euro e poco più a maschera, e veramente sono, secondo me sono ottime, ottime, ottime. Poi questa perla, vedete, e poi ecco, questa è all'acqua, scusatemi, non lo so cosa intende, però idratante. Ah, ecco, questa è idratante. Perché io l'inglese, scusatemi, ma proprio per me. Ma la cosa buffa di questa maschera, che c'è scritto in italiano, ma chi è che legge? Ma voi lo vedete le scritte? Neanche con occhiali leggo. E allora io vado un po' su Google, metto la scritta e guardo, ma insomma è un casino. Comunque sono, secondo me sono. Questa qui a me no, a me è piaciuta tanto tanto, ma poi quando metti la maschera, insomma, questa di stoffa aderisce bene al viso, ma poi dentro rimane siero. Io con le dita, insomma, con la mano ho infilato e l'ho messa tutto sul collo, vedete? Così. Si diventa belle, non c'è niente da fare. Secondo me sono ottime, poi le proveremo tutte mano a mano e vi dico quella che mi è piaciuta di più. Comunque per questi soldi, secondo me, è un ottimo affare, amiche mie. Un ottimo affare. Allora, le mettiamole qua dentro. Rimettiamo tutto a posto. Allora, da voi che tempo fa? Come sta il tempo da voi? Perché da noi, amiche mie, è ritornato l'afa. Allora, poi. Su Pink Panda, ecco questo, su questo sito qui di Pink Panda, mi sono comprato una maschera che ho fatto oggi, è sfogliante, sapete quella lì che tu metti sui piedi e lo lasci, questa qui c'è scritto da 60 a 90 minuti. Questa qui, Revolution Skincare London, e niente, tu lo metti sui piedi, ci metti i calzini 60-90 minuti, tu lo tieni lì, lo levi e tra 3-5 giorni i tuoi piedini si dovrebbero esfogliare come una serpentella che fa la muta, insomma, come una serpe. Vediamo quello che succederà ai miei piedi.
perché da tanto che lo cercavo, però non lo trovavo né all'acqua e sapone né a Tigotà, in tanti negozi non c'è, né Risparmio Casa, sono maschere un po' particolari. Questa è della Revolution, vedete? Si vede male, però amiche mie, io faccio video con telefono e ora vi dico quanto è costata questa, non poco però. Però io una volta l'anno lo fai, va bene. La mia è la prima volta che lo sto facendo. 9,99 euro, perché mi sono tenuta anche i prezzi così non sbaglio. Vediamo tra 3-4 giorni, vi fa vedere i piedi come si sono sfogliati. Poi, amiche mie, ho preso sempre su Pink Panda su spray fissante per trucco. Eccoci. Costava 6,99 euro, 30% di sconto, e ho pagato 4,89 euro. Buono però, eh? Buono, buono, buono. Guarda, anche questo è di Revolution, non l'ho ancora provato, però se esco una di queste sere lo voglio provare, sia in Maybelline sia in Revolution. E lo voglio provare per quello che è costato, voglio dire 4,89 euro. Sì, e vediamo, vediamo, vediamo. Ce l'ho un altro comprato all'acqua e sapone di rosa, tipo così, ma non è un fissante, è più un rinfrescante di viso, la pelle e tutto. E vediamo com'è, poi ve lo dico. Poi ho preso un siero sempre di Revolution. L'ho provato stamattina e mi piace tanto, e mi piace anche la confezione che è in vetro. A me, quando trovo il siero nella plastica, non mi convince. Per me il siero deve essere vetro, e questo è vetro. Mi piace la bottiglietta, la confezione. E vi dico quanto è costato il siero. Allora, Revolution Skincare, siero minimizzante pori e imperfezione. Costava 9,99 euro e 25% di sconto, e l'ho preso a 7,49 euro. Secondo me è un ottimo siero. Appena messo ho sentito subito un beneficio sulla pelle. E non lo so se è un'impressione di testa, perché la mia testa a volte si convince di certe cose, mamma mia, lasciamo sta. Però mi è piaciuto, l'ho usato solo oggi. Poi vediamo, lo userò più tempo e vi faccio sapere più in là, insomma, com'è. Comunque mi piace un sacco la bottiglietta perché è satinata, e non lo so, mi piace, mi piace. Belle che siete, belle. E poi, amiche mie, ho comprato anche un'altra cosa, Revolution palette di ombretti maxi. Costava 16,99 euro e a 42% di sconto, e l'ho pagato 9,89 euro. E vi faccio vedere. Adoro. Io proprio adoro, quando schiaccio così mi immagino qualche testa di mi, per non dire troppo, che mi sta proprio antipatico, che magari mi ha fatto dei dispetti, e mi schiaccio e dico: mamma mia, che goduria, maremma impestata, che goduria, proprio antistress. Guardate quanto è bella sta palette di Revolution. Allora, c'ha un sacco di colori. Mi piace perché allora ha colori sia opachi che brillantinosi, che non guastano. Ora qui abbiamo un problema. Questa palette è arrivata e ha un piccolo problema. Non lo so se nella scatola, non l'ho mandata indietro perché non mi va di riaspettare settimane, e ha solo un problema perché si è rotto da una parte la plastica, vedete qui, ma non importa, il resto è tutto intatto, e allora ho deciso di tenerla così. Guardate i colori, guardate, guardate che spettacolo. Ce ne sono tantissimi di tutti i gusti. Lo proverò, li proveremo insieme, faremo qualche trucco. Però mi piacciono tanto, 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 devo dire. Mi piace questo nero, guardate, c'ha tutti i glitterini, li vedete?
Secondo me non è male, no? Oh mamma mia, guardate come si sfuma, appena l'ho toccato. E niente, ho acquistato queste cosine. Eccole qua. Molto 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 carine, sono proprio contenta. Io sono mi garba ogni tanto regalarmi qualcosa, e questo era un periodo un po' così, e allora avevo deciso. Io boh, non è che ho speso, c'è cioè, tra tutto avrò speso 50 euro tra maschera, insomma non ho speso tanto, sicché una volta all'anno uno si può anche regalare qualche coccolina, amiche mie. Mi piacciono sti capelli così, proprio un po' fatti, un po' non fatti. Io da, non so voi, però è davvero, è vero, quando uno dice, se uno ha capelli ricci, le vuole sempre lisci, va lì, le liscia, le liscia, le liscia. Chi ha i capelli lisci, lisci come me, le vorrebbe ricci. Io ho la mia amica del cuore che ha dei capelli meravigliosi, ricci, biondi, corti, proprio c'ha una testa, sembra una leonessa. Io dico, mamma mia, ma quanto sono belli, ma come sono belli. Adoro, adoro i capelli ricci, secondo me danno la sensualità alla donna, la fanno più femminile, ma questo è il mio parere, forse perché sono appassionata dei capelli ricci. Non lo so, ditemi voi che vi piace di più, capello mosso, capello liscio, riccio riccio, come vi garbano? A me mi garbano tanto così. Ora, essendo che fa tanto caldo, a parte non esco da nessuna parte perché sono in malattia, e poi quando vado fuori mi prende il prurito, non mi posso neanche grattare, non posso stare lì a alzarmi le pocce mentre sto fuori a fare sti lavori. Cioè, la gente non lo sa che, o sì, che magari si fa anche un brutto, dice, ma questa che ha le pulci, sì, che sono a casa. Però oggi mi volevo proprio, avevo bisogno di farmi proprio un po' carina, di prendermi un po' cura di me, e insomma, così con poco e niente, con un ferino che ve l'ho detto, che l'ho preso, che è costato 3 soldini, che ormai ha, mi sa, 2 o 3 anni questo ferro, due, forse tre no, ma un paio d'anni sì, sicuramente. E niente, li fa bene bene, mi piacciono di più con questo ferro che con la piastra. La piastra le fa troppo, troppo grossi, a me invece mi è sempre garbato il riccio un po' così. Niente, amiche mie, vi volevo ringraziare davvero di vero cuore. Siete in tanti ultimi giorni che vi siete iscritti al mio canale, e io mi sento proprio, sono lì che gondolo. Se dici gondolo, boh, ma avete capito quella proprio che le dice. Allora, qualcosa di buono racconto anch'io, no? Cerco di raccontare la mia storia, la mia vita. Vi volevo ringraziare davvero tanto, 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 di vero cuore, veramente. A me mi fa proprio piacere, proprio sono una che mi ha sempre piaciuto raccontarmi, chiacchierare, raccontare le mie cose, raccontare le mie esperienze, insomma. Ora quando farà un po' più fresco inizieremo a cucinare insieme. Spero, insomma, di ritornare anche a lavorare dai primo di settembre, me lo auguro tanto, perché io adoro lavorare, mi piace il mio lavoro, lavorare con pubblico, vorrei iniziare a cucinare. Insomma, condividere con voi le mie cose. Sono molto contenta davvero, vi ringrazio tutti uno a uno. Per me è inutile che vi dico che è un piacere, è proprio un godimento quando vedo un vostro commento, quando vedo che mi sostenete, insomma, mi rincuorate quando sono giù di morale. È bello, 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 davvero bellissimo. E niente, amiche mie. Ieri sono stata male, male, vi ho detto, mal di pancia tremenda. Oggi un pochino meglio, oggi un pochino meglio, però ho un grosso problema proprio. Non so voi, però a me le assorbenti mi stanno rendendo la vita difficile. Mi fanno venire delle irritazioni terribili, terribili, terribili. Ho provato tutti i tipi, analergenti, cotone. Ho provato il mondo, ho provato la coperta, ho comprato la coperta, e purtroppo la coperta per me, anche quella piccola e grande, non mi trovo bene, mi fa male. Fa
Forse perché, boh, avendo avuto problemi, sono stata operata e non lo so. Ora ho deciso il prossimo mese di comprarmi queste mutandine apposta e le assorbenti lavabili. Voglio provarle, non so se qualcuno di voi l'ha provato, fatemi sapere, però per me è un problema serio, serio, serio. È un incubo. Vorrei tornare quando ero piccola a casa mia, al mio paese, da noi non esistevano gli assorbenti a quei tempi lì. Non lo so, forse è un argomento qualcuno si scandalizzerà, ma non me ne può fregare una biata di niente, perché ora siamo nel 2022. Però io al mio paese, quando ero piccola, mi è arrivato il ciclo, che avevo 10 anni, quasi 11. Mi è arrivato molto molto presto, mi ricordo tutt'oggi. Andavo alle scuole proprio piccole, elementari, non lo so, a scuole proprio quelle all'inizio. Ora no, quelle proprio, insomma, avevo 10 anni, sicché avevo 10 anni, era di maggio, e a giugno ho fatto 11 anni. E mi ricordo mia nonna, la mattina mi svegliai e mia nonna, io mica mi ero reso conto, io ero proprio una bambina, ma chi lo sapeva, da noi nessuno ci parlava di queste cose. Era tabù, questo argomento era tabù. Quella mattina, mentre ero lì sulla seggiolina a fare la colazione, mutandine e mallettina, come tutti i bambini, mia nonna cominciò a gridare: "Oddio, oddio, così presto, così presto". Io ho detto: "Chi è morto così presto?". Ho detto: "È morto qualcuno, porca vacca, chi l'è morto?". Dici nonna: "No, non è morto nessuno, è che te sono arrivate le tue cose, le mie cose". E chi sono le mie cose? Boh. E parlava con la zia disperata: "Ma così presto ti sono arrivate le tue cose". Io guardavo: "Ma chi caspita sono queste tue cose?". Vabbè, niente. Mia nonna arriva con un pezzo di stoffa di cotone, tutta così messa, e mi dice: "Guarda, lo devi mettere lì per benino, e allora quando vai in bagno devi fare attenzione". Ma 10 anni, ma poi nessuno mai ti ha parlato di niente, veramente era tabù, tabù, amiche mie, tabù totale. E niente, vado a scuola, da noi scuola durava dalla mattina fino al pomeriggio alle 4. Non sapendo niente, non avevo idea di niente, andai a scuola, tornai a casa, nonna arriva a casa, nonna mi dice: "Allora", dico, "io l'ho persa, non lo so dov'è, ma io non c'ho più niente". Mamma mia, io un mondo da qualche parte l'avrò persa sicuramente, non me ne ho neanche reso conto. Cioè, una bambina di 10 anni, nessuno ti prepara, perché non è che è colpa della nonna, poverina, ma da noi era tabù, figlio, cioè non si parlava. Ma poi mi ricordo anche negli anni, queste cosine, per esempio queste pezze in cotone, si mettevano in un recipiente nascoste nell'acqua, perché poi si lavavano, si mettevano ad asciugare, e tutta sta roba era tutta di nascosto, come se avessi, cioè come se fosse una cosa così. Non lo so, io dicevo: "Ma come mai tutto di nascosto? La nonna mi raccomanda, non ti fa vedere da nessuno, c'è zio, c'è quello". Io dicevo: "Ma scusa, ma che male c'è?". E allora si andava in una stanza lì, tutta chiusa, sotto il letto c'era questo aggeggio con l'acqua, si mettevano a mollo, poi si sciacquavano. Mamma mia, è così sempre, ma io penso che, per me è stato un incubo, perché io non capivo come mai, poi ero bambina, chiaramente. Poi piano piano iniziai a capire, ma veramente, cioè da noi, pensate che non si poteva. Io quando avevo per esempio il ciclo, noi si andava alla messa, io alla domenica non andavo alla messa perché guai, perché dice: "Tu c'hai le tue cose, quella di nuovo con queste tue cose". Ho detto: "Ma queste cose mie, ma non se ne vanno mai", cioè non avendo idea cosa sono. E in chiesa dice: "Non puoi andare perché quei giorni lì sei sporca". So sporca, ma re malata, eppure mi lavo, ma che siamo matti? Ho detto: "Ma so sporca di che?". E invece dice: "No, non si può andare, non si può toccare le immagini lì, quelle che si baciano, non puoi stare vicino, è peccato". Mamma mia, io queste cose non le ho mai capito, cioè. Sicché, insomma, è stato veramente un trauma questa cosa. Meno male che poi sono arrivata in Italia e le cose sono cambiate, cioè qui è tutto diverso, grazie a Dio. Per me è stato,
Però per tanti anni a casa mia non esistevano gli assorbenti, forse esistevano in città, ma per le persone ricche che avevano, noi si usavano la stoffa in cotone, si lavavano, si riutilizzavano. E guai se un uomo dalla famiglia sapeva che tu in quei giorni lì avevi ciclo. Era una vergogna, era un tabù, era peggio di una malattia. No. E niente, amiche mie, ora purtroppo ho questi problemi che gli assorbenti mi danno parecchio noia. Soffro tantissimo, mi irritano e ho bisogno di trovare una soluzione. O passo al cotone, che secondo me l'idea è migliore, ma cotone intendo gli assorbenti quelli lavabili, perché quelli comunque che compro in farmacia o sono sempre cotone, hanno sempre qualcosa che mi danno noia. E invece ho visto che ci sono questi assorbenti in cotone lavabili e li voglio provare. Vediamo se qualcuna di voi li ha provati, fatemelo sapere. E ho visto che ci sono anche le mutandine che non costano poco, ma basterebbero comprarne due o tre, insomma, e provare. Niente, amiche mie, mi sono allungata, ma vi ho raccontato un po' di me, un po' delle mie esperienze, un po' delle mie cose, come diceva la nonna, le tue cose. E niente, vi ringrazio. Vi auguro un fine settimana splendido, sereno, perché come dico io sempre, la felicità è un attimo, la serenità è la cosa più bella di tutto il resto. La serenità è quella che quando ti svegli, sei serena, è una goduria. Io godo come un riccio quando sono serena. E sono felice, sì. Sono felice, sono serena più che felice. Sono serena perché ringrazio Dio di tutte le belle cose che mi dà. Ringrazio Dio che mi vuole bene e lo sento. E sì, ho dei momenti a volte difficili, un po' bui. Però guardo sempre chi sta peggio di me, non guardo mai chi sta meglio e se guardo chi sta meglio è solo per prendere spunto, per darmi la forza, ma non per dire lui sta meglio, io devo piangermi, no, guardo sempre chi sta peggio di me e io sono fortunata. Amiche mie, grazie di tutto. Spero di fare un video presto, di cucinare insieme a voi perché mi manca troppo cucinare insieme a voi. Vi ringrazio di nuovo, sapete, io per me è un piacere avervi, insomma, siete iscritti al mio canale. E chi non è iscritto, iscrivetevi, così si parla un po' delle mie cose con voi insieme. Datemi dei consigli, ditemi, insomma, se volete qualcosa, se volete sapere, ecco, scrivetemi se vi interessa sapere il segreto dei miei capelli, che io comunque non uso cose care, ma uso cose tutte casalinghe, cose proprio semplici, segreti di casa della nonna e niente. E poi li condivido insieme a voi. Baci, baci, baci e ricordatevi sempre, siamo quello che pensiamo. Tutto dipende da questa cosina che abbiamo qua dentro. Alla prossima, amiche.